Buon pomeriggio, cari amici e amiche di Scambievolmente. Oggi vi parlerò della mia personalissima impressione, quindi piccola recensione di Il passato non ha alibi, Francesco Chainé e Lucio Schina, la prima indagine di Guerino Manforte. Allora, il libro mi è piaciuto molto, il libro è un classico giallo dove insieme a Guerino Manforte, appunto, che è l'ispettore in questione, assieme al suo fido cane Ottone, durante le pagine noi accompagniamo tutta la raccolta di prove, tutto l'iter che porterà Guerino ad arrivare in fondo a una questione. Ovviamente no spoiler, bisogna stare molto attenti allo spoiler. Il libro si articola in 310 pagine circa, molto ben scritto, molto ben articolato. Io non sono un grande amante di gialli, non sono il mio genere in assoluto preferito, ma come scrivono i due ragazzi, Chainé e Schina, ho sempre apprezzato molto. Tra l'altro, un punto di forza, secondo me, del libro è che è molto chiaro, cioè non c'è robe strane, non c'è. Io spesso, appunto, da non esperto dei gialli, delle volte mi perdevo, insomma, in dei passaggi, dei concatenamenti, degli anelli di congiunzione tra un concetto e l'altro, mentre in questo libro assolutamente tutto molto chiaro e senza ovviamente fare spoiler, ma finalmente un finale, oltre che bello, oltre che ha un senso, oltre che a me particolarmente ha soddisfatto molto, un finale chiaro, un finale chiaro. E questo per me è un punto di forza grandissimo. Punto di forza grande è appunto questo. Altro punto di forza molto grande sono la descrizione dei personaggi. Uno si affeziona ai personaggi, vive con i personaggi, sembra di stare lì a fianco di Guerino a fare l'indagine, a dire: ma adesso Guerino, guarda quella cosa lì, ci arriviamo perché ormai siamo a un passo. Quindi ci si immedesima appunto nei personaggi. Io tutte le volte che leggo un libro come questo, anche come altri, sono comunque anche romanzi, però questo qui assolutamente sembrerebbe scritto per una fiction, per un cinema, per fare un film. E quindi descrizione dei personaggi, descrizione del luogo, descrizione anche delle situazioni. Mi è piaciuto molto qualche riferimento a qualche libro, scrittore o film del passato. Che non guastano mai qualche piccolo strizzare l'occhio a qualcosa che ha appassionato tutti gli amanti del genere. E, unico neo, chiaramente, che forse non è neanche un neo, però è sempre così, che uno avrebbe voglia di leggere una seconda indagine di Guerino Manforte. Questo lo chiederemo a Francesco Chainé e a Lucio Schina. È un bel giallo, secondo me, da tenere sotto l'ombrellone. Io sono in terrazza da leggere quest'estate, fila via molto bene, in qualche ora si legge, non ci si perde mai, non si ha mai dubbi su dove si è, sull'indizio, se ha proprio idea alla trama oppure no, perché si segue molto bene, e si ha veramente l'impressione di essere sempre per filo e per segno con l'ispettore, insomma, con le sue deduzioni, che man mano lo faranno arrivare a un tipo di conclusione. A me è piaciuto, lo consiglio molto, lo presentiamo il 16 giugno, ore 21, assieme a Francesco Chainé e Lucio Schina, Il passato non ha alibi, la prima indagine di Guerino Manforte. E poi approfitto di questo video, concedetemi ancora 30 secondi, per ringraziare a mia volta i due autori perché hanno citato Christian Tarantino e scambievolmente nei ringraziamenti finali mi hanno scritto grazie infinite a Christian Tarantino che con il suo scambievolmente ci ha sempre supportato e siamo certi continuerà a farlo. Statene certi perché il supporto non mancherà. Autori come voi sono i benvenuti, autori come voi portano un valore aggiunto al canale, autori come voi con i vostri libri credo che diano un argomento in più nel panorama di Scambievolmente che non ha altri gialli,
a racconti, a romanzi, a libri di formazione, qualche saggio. Ma ecco, il giallo classico, ecco, avete, prima diciamo l'avete fatto intravedere, però non era proprio un classico, con Al di là della nebbia. Quello lì mixava anche noir, mixava anche sì, thriller, quindi forse un pochettino anche di, non dico di splatter, ma insomma qualche riferimento c'era. Questo invece è un giallo classico, perfetto, ben confezionato, pronto, cotto e mangiato, pronto all'uso. E quindi ci vediamo a 16, ore 21, il passato non ha albi, Francesco Chenet e Lucio Schina. È un bel libro, anche un prezzo di copertina molto modesto, molto in linea insomma con il mercato, quindi penso che possa arricchire le letture estive del 2022. A presto.